Siamo a Sanremo. Coppia che rappresenta una nuova generazione musicale, loro sono High Snob e Who. Ciao, buongiorno. Ciao. Stasera si torna sul palco. Stasera io mi sento che siamo più carichi perché ci sarà una componente di emozione in più, ma un briciolo, non voglio dire tanto che magari ci portiamo sfortuna, ma un briciolo di ansia in meno, un briciolo, perché comunque quella di ieri sera era tanta perché era la prima esibizione. Stasera in qualche maniera riusciremo ad essere un pochettino meno emozionati, quindi a dare ancora di più sul palco. E poi comunque sai, ieri abbiamo fatto la serata a teatro pieno, no? Quando abbiamo provato comunque c'era la sala stampa, certo, ma non era pieno il teatro. Quindi vedere il teatro pieno, le luci proprio definitive, no? Le camere che si muovono, Amadeus lì che ti annuncia e ti introduce, cioè è tutta un'altra emozione, è una cosa indescrivibile. Immagino. Diciamo che ieri è stato un test, che comunque è andato bene, no? Perché comunque abbiamo anche ascoltato la resa televisiva, il nostro ascolto in cuffia, no? Perché noi comunque percepiamo le cose dalla cuffia e percepiamo solo una minima parte, no? Di quello che poi sente il pubblico. Invece ieri abbiamo preso le misure, quindi oggi mettiamo in pratica tutte le cose che abbiamo capito dalla serata di ieri sera. Bello, guarda, non vediamo l'ora di ricantare, sinceramente. Ci credo. E poi oggi bisogna arrivare alle persone, cioè perché comunque, ieri il voto del primo serata della sala stampa, che comunque già l'ha ascoltato tutti quanti, no? Anche le persone a casa. Ma oggi è davvero una giornata importante, perché comunque si esibiscono tutti gli artisti e quindi ci sarà, credo, tantissimo audience. Anche perché prima serata magari c'è chi è fan di un artista piuttosto che un altro, aspetta quell'esibizione e poi non si guarda tutto. Stasera sarà il pienone perché ci sono tutti, quindi... Stasera sarà tosta, eh? Sarà incredibile, non tosta, sarà incredibile. No, è un'esperienza bella. Noi ci siamo fatti coinvolgere in toto dalle emozioni. Ieri sera, cioè, non guardavamo più niente, c'era un sacco di gente che ci diceva cose, io che guardavo lei che guardava me. Non capivamo più niente. Cioè, avevo i lacrimoni, poi gli venivano i lacrimoni a lei, poi mi ritornavano a me, cioè tutto così. Ma infatti avete fatto un'esibizione veramente molto empatica, questo abbraccio finale, voi che vi guardavate negli occhi, e stasera comunque cercherete di riportare la stessa energia, giusto? Sì, poi alla fine ogni sera cambia, perché l'energia che percepisci è sempre data da chi è intorno, dal pubblico, dagli sguardi. Quando sei lì, guarda che tu le percepisci le persone intorno a te, no? Sai già che aria tira, quindi quella roba lì influenza il tuo lato emotivo, no? Perché l'esecuzione canora è un conto, ma l'esecuzione emotiva è un'altra faccenda, no? Vive delle sensazioni che provi e comunque ogni sera evolvono, quindi non è mai uguale. E quindi stasera sicuramente non cambieremo i gesti che facciamo, perché comunque fanno parte della canzone e fanno parte della comunicazione della canzone. Esatto, però volevo chiedervi proprio questo, infatti, che Abbi cura di te, ho letto che è una canzone che parla di amore tossico, quindi in qualche modo la vostra performance cerca di ricreare anche con il corpo, con il vostro modo di comunicare, che non è solo vocale, il disagio di questa canzone, di un amore comunque tormentato, giusto? Sì, beh, c'è una parte poi principale, cioè che non principale, una parte dove si nota molto, che è la parte della strofa di Federica, lì si percepisce appieno questa sorta di rimprovero che lei ha e che fa nei miei confronti gestualmente. Una delle parti più belle, secondo me, insieme all'abbraccio della performance, della rappresentazione che facciamo sul palco di questo brano. Però non è la vostra prima volta sul palco di Sanremo, perché voi nel 2020 avete partecipato a Sanremo Giovani, siete arrivati addirittura in finale. E poi da lì come vi siete rincontrati? Cioè come siete arrivati a questa prima volta a Sanremo Big? Io mi sono esibita da sola con la mia canzone, che era Occhi Mia Cara, e proprio in occasione di quell'esibizione Mike mi ha scritto su Instagram. Ok. E mi ha detto che gli era piaciuto il mio progetto e di incontrarci, quindi l'incontro è venuto proprio poco dopo, e quindi diciamo che non l'abbiamo fatto insieme, ma è stato il gancio che ci ha portato a lavorare insieme. Ok. E poi da lì ci siamo scritti, ci siamo ritrovati a casa di Mike, abbiamo iniziato a lavorare su una canzone che poi non era Abbi cura di te, ma un'altra. Ad agosto mi arriva la prima bozza di Abbi cura di te, su cui Mike aveva già iniziato a lavorare, e mi sono innamorata di questa canzone, era emotivamente devastante, e quindi abbiamo detto lavoriamo subito su questa, andiamo in studio, finiamo anche la mia parte,
finiamo tutta la parte di produzione con Henry, l'hitmaker, e poi pezzo pronto, impacchettato, lo spediamo a Sanremo. Non sapevamo se sarebbe andata bene, anzi, ci avevano dato zero speranze, perché comunque tutti quest'anno volevano provare a fare Sanremo, essendo un'edizione bellissima dopo il successo dell'anno scorso. Ma noi ci abbiamo provato lo stesso, perché comunque credevamo in questa canzone a prescindere da Sanremo. Alla fine è andata bene, c'è stato l'annuncio di Amadeus in conferenza. Se è vero che avete, uno di voi due era al telefono con la nonna addirittura mentre ha ricevuto il messaggio che insomma facevate parte di questa edizione, ho letto su qualche articolo, è verità? Sì, sì, perché io ero in chiamata con mia mamma e mia nonna e quindi e poi ero lì con la mia fidanzata, quindi c'è stato questo grido collettivo. Beh, ma io non ho capito niente, cioè io l'ho capito dopo. Ma questo anche, sì, anche Mike ti può raccontare la stessa cosa. Stessa cosa identica. Dove eri quasi tu identica. Invece? Esatto, raccontaci. Ero con la mia ragazza, c'ho anche il video ancora, siamo io, lei, ho messo un pupazzetto che faceva finta di guardare la televisione, ho ripreso la diretta con Amadeus e si vede, si percepisce che io capisco un secondo dopo che ci hanno nominato, perché sento la mia ragazza che urla, io urlo un secondo dopo perché non mi ero, cioè ero talmente in un altro mondo che non mi sono accorto di... del fatto che aveva detto i nostri nomi. Posso solo immaginare, deve essere stata una figata pazzesca sentire sì. questa cosa in diretta. Beh, allora, se sì, vi va, devastante. Se vi va, e anche se Amadeus ha già smentito tutte le voci sulla canzone scritta da Junior Kelly, se volete dire la vostra ai microfoni di Radio Bruno, l'ascoltiamo volentieri. No, non abbiamo bisogno di aggiungere altro, è stato già tutto totalmente smentito, quindi va bene così. Andiamo avanti, pensiamo a stasera e domani sera, che invece avete un duetto, bello tosto, perché portate Tengo con Mr. Rain. Sì, sì. Siamo in tre, sarà un palco bellissimo secondo me domani È già sera. Domani sera, tra l'altro, sembrava ci mancasse una vita. Ah, ieri non passava mai, cioè la giornata di ieri è stata infinita, abbiamo fatto un sacco di cose, un sacco di interviste, non arrivava mai il momento di esibizione. Anche quando siamo arrivati nei camerini, mancavano 2 ore, io ero sempre lì col cellulare e dire oddio, manca mezz'ora, manca un'ora, ma quanto manca? Non passava mai, invece adesso corre. Cioè ieri dopo che è finita l'esibizione è già finita. Non mi è mai sembrata così veloce quella canzone. Sì. E poi c'è sempre questo effetto sul palco che fai, è tutto mega intenso, ma poi quando vai a ritroso per ripensarci non è che ti viene proprio tutta... No, è tipo un blackout. È un blackout totale di quello che vedi tu, parlo in prima persona. Poi sì, ovviamente sì, ti riguardi l'esibizione da... Però sembra di vedere delle altre persone, non so come spiegare. Credo. Sembra lontano. Emotivamente lontano, ma credo che sia un'emozione così forte che sì, come probabilmente... se il corpo lascia andare. Brava. No? È come per proteggersi un po' e non esplodere proprio. Dallo shock, no, ma è esatto, vero, il corpo vibra, risuona, cioè è una cosa che prima Mike ha detto in un'intervista che ci si augura che tutti possano provare una volta nella vita la stessa emozione, perché è qualcosa che poi ti fa pensare sempre di voler fare delle cose belle, piene d'amore e provare sempre certe sensazioni, perché sono la benzina della vita. Questo è anche il modo giusto di affrontare insomma questo percorso che state facendo a Sanremo. A proposito anche degli altri artisti in gara, c'è qualcuno che voi conoscevate prima di vederlo qui al festival o che stimate particolarmente o di cui soffrite un po' di timore riverenziale? No, il timore reverenziale no, ci sono sicuramente indubbiamente artisti con dei numeri enormi e con delle capacità indiscusse. E, guarda, nello specifico ho questo aneddoto piccolino, il 15 dicembre era il giorno dell'annuncio ufficiale in TV, è successo che ho conosciuto Mahmood il giorno prima dal barbiere, questo è un aneddoto. Non è vero. Sì, l'ho incontrato, gli ho fatto ciao, ci vediamo domani, ci saremmo dovuti conoscere domani, poi ero tutto coperto con la mascherina, metto una, in che senso, mi fa chi sei, perché non ha, e tu guarda sono Aisnob, faccio questo, mi fa ah sei a Sanremo giovani, no, gli ho detto no sono tra i big bro, l'ho conosciuto così. Non vediamo l'ora di ascoltarvi, allora non possiamo fare altro che farvi l'in bocca al lupo per stasera e per domani sera per tutto il festival, tutta la gara. Grazie. Ciao, grazie ragazzi, mille. È stato un piacere, forza. Ciao, buona giornata, buon Sanremo. Ciao. Ciao ciao.